nel video dedicato quindi all'applicazione della BB Cream Benecos, che vedrete poi, ed è appunto questa. Io ho la colorazione più scura, perché sono due le tonalità, fair e beige, che è appunto questa. Non ha un sottotono, ok, non ha un sottotono giallo, ve l'avevo già detto nell'haul, nel video haul. Come vedete a me va bene, non vira appunto troppo al giallo o troppo neanche al rosa, comunque non è, pur avendo sottotono rosato, secondo me è neutro, semplicemente neutro. Ho dei capelli che sembro una pazza. Allora, che cosa vi posso dire? Mi piace, ha un effetto completamente matte, completamente opaco, quindi non dovete assolutamente, oppure sì, dipende poi dai casi, comunque applicare la cipria. Io infatti non l'ho applicata ed è assolutamente opaca. Se mai vedete magari un po' più qui, perché ho applicato lucido, ma non è proprio lucido, ho applicato l'altro prodotto di cui poi vi vado a parlare, e della Natural BB Cream 8 in 1. È un tubetto da 30 ml, è scritto, non so se si vede perché è un po' specchiato, comunque scritto qua sotto 30 ml, e ha un costo veramente basso, insomma, per il prodotto che è. Ovviamente ricordiamoci che parliamo di prodotti bio certificati. Costa tra i 5-6 euro, 6,50. Io l'avevo pagato in offerta, quindi l'avevo pagato anche meno di 6 euro. Si asciuga molto velocemente come il fondotinta bene, questo ve lo ricordate. Questo forse leggermente meno, io ho notato, però è questione veramente di poco. Comunque si asciuga velocemente, quindi io l'applico direttamente con le mani, come vedrete nel video dell'applicazione. Quindi lo stendo con le mani, quindi lo stendo velocemente, prima una guancia, poi l'altra, poi la fronte, insomma, vedrete appunto l'applicazione. Mi piace la tonalità beige, appunto questa che poi vi mostrerò, comunque non è particolarmente scura, non lo è assolutamente. Vi faccio vedere qua. Io lo sto utilizzando adesso che non sono ancora appunto abbronzata, però ho deciso appunto di provarla. Quindi per chi è invece scuretta, no, per chi è un po' scura non va assolutamente bene, e quindi ottimo prodotto. L'altro prodotto, che devo dire mi ha sorpreso, perché in realtà pensavo non fosse così pigmentato, sbocciandolo con le dita non mi ha soddisfatto, invece poi l'ho applicato con il pennello questo di Neve Cosmetics e mi è piaciuto molto. Io l'ho applicato prendendolo un po' qua e là, perché vedete è formato da tre colori, quindi la terra, l'illuminante e il blush. Però la terra comunque non è proprio una terra, ha un colore un po' particolare, non so, penso che si veda. Comunque, insomma, lo potete usare come meglio credete, mettendone anche eventualmente, visto che ho applicato il primer di cui vi vado a parlare, non ho applicato ombretto perché sono un po' di corsa, lo picchietto, ecco, l'illuminante, ma proprio una goccia, ok, così, giusto per... Non ho applicato neanche mascara, proprio una cosa velocissima. E poi, quindi, devo dire pigmentato, perché insomma, si nota. E poi ho applicato, prima del primer, ho applicato il correttore, sempre di Benecos, il Natural Concealer Perfect Coverage. Questo purtroppo mi si è cancellato, comunque non era il più chiaro, ma uno dei più scuri, forse è nude, credo che fosse il nude. Comunque ne ho più poco, perché lo sto utilizzando un bel po'. E per me va bene perché non ho grandi occhiaie, questo è il colore, infatti è un po' scuro, insomma non è proprio chiaro, e devo dire che mi piace, conto di terminarlo, insomma spero di terminarlo perché è già aperto da un po', e quindi. E ultimo prodotto Benecos che vi, appunto, di cui vi parlo in questo video, è il primer, il Natural Eyeshadow Base, ed è molto bello perché è un po' illuminante,
Allora, è un giallo oro, non so se si vede, ma io penso proprio di sì. È un giallo oro che poi, vabbè, una volta poi steso non è così intenso, no? Però rende la palpebra molto luminosa. Io l'ho già testato, quindi proprio un'intera giornata con ombretti vari, e tiene benissimo, quindi è super promosso, e questo l'ho pagato veramente pochissimo. Comunque vi lascio tutti i prezzi giù nell'info box se volete vedere l'applicazione. Quindi dei prodotti, ora il gloss non è di Benecos, è di Lancôme, quindi vabbè, ho voluto applicarlo in abbinata con, appunto, con la, in abbinato con la maglia. Se volete vedere i prodotti applicati, quindi la BB cream e anche gli altri, vi lascio al video.